Grazie Filippo, grazie a tutti, benvenuti, inauguriamo questa bellissima avventura. Se voi andate su internet e segnate Community Library, voi vedrete America, cioè Stati Uniti, Canada e Puglia. Veramente mi ha colpito e mi ha fatto molto piacere questa cosa, perché effettivamente la Puglia in questi anni ha manifestato una sensibilità politica e amministrativa per il settore della cultura che è veramente moderno e che ha un senso del quale poi parlerò brevemente. La cosa bella di questa idea di Community Library è che library vuol dire biblioteca e poi noi abbiamo una lunga storia, tradizione di public library. Perché public e community? No? Perché public vuol dire il pubblico, che è un'entità indefinita, cioè il pubblico sono i consumatori, sono i cittadini, sono una serie di monadi. Una community le mette insieme queste monadi. Allora questa idea di una biblioteca che sia public, ma che sia anche, perché essere community library non vuol dire non essere public library, no? Vuol dire aggiungere a quella dimensione public, cioè di essere a disposizione del pubblico, essere uno strumento unificante, cioè qualcosa che aiuta questi public a diventare community. E credo che questa sia una cosa straordinaria, una missione complicata, bella, difficile. Comunque, diciamo che la Fondazione di Vagno ha, nella sua storia, nella serie delle realizzazioni che ha fatto in questi anni, credo, gli strumenti per poter affrontare questa sfida. Perché? Perché la fondazione, che è nata, come sapete, dalla gestione di un archivio prezioso e di una biblioteca che è cresciuta nel tempo e che è diventata polare, nel senso di attrattiva, cioè la forza della Fondazione di Vagno è che è riuscita, attraverso la qualità scientifica della sua gestione bibliotecaria e archivistica, ad attrarre fondi archivistici e bibliotecari, e quindi non è solo, diciamo, l'eredità di un patrimonio, ma è diventata, attraverso la gestione di questo patrimonio in senso strettamente bibliotecario e archivistico, un soggetto attrattivo di altri patrimoni bibliotecari e archivistici. Quindi già da questo punto di vista ha una sua forza. Ma non è solo questo, la Fondazione di Vagno, come sapete, poi è cresciuta attraverso una serie di attività, mettendo in piedi una serie di attività, la più nota delle quali è Lector in Fabula. Lector in Fabula è un piccolo fenomeno che ha avuto, come sappiamo noi che abbiamo vissuto qui, uno straordinario, abbiamo vissuto questi momenti, un straordinario successo, che è una miscela della bellezza e dell'ospitalità di questo luogo, di questa città, di questo centro, che è un elemento secondo me importantissimo. Una cosa del genere funziona molto meno in luoghi dispersivi o meno fascinosi, e però anche della capacità di trasformare quella parola lector non in uno che legge, in uno che capisce quello che legge. Cioè il messaggio di Lector in Fabula è leggere per capire, e questa è la missione di Lector in Fabula. E quindi la Fondazione di Vagno, archivio, biblioteca, produce un evento di questa portata, e poi se ne sono aggiunti altri. Lector in Tavola sulla cultura dell'alimentazione e della sostenibilità, che sta crescendo, le lezioni di Salvemini, la scuola di buona politica, il centro Libera Espressione. Cioè in un'epoca come questa noi abbiamo messo in piedi, grazie a personaggi del livello di Thierry Vissol, un centro sulla libertà d'espressione che abbraccia tutta l'Europa e il Mediterraneo. Guardate a conversare, cioè
è un centro sulla libertà di espressione in un momento in cui la Turchia, l'Egitto, l'Italia, voglio dire, ti tolgo gli striscioni, cioè quella libertà di espressione, noi che veniamo da un'epoca fantasticamente di libertà e di diritti, viene di nuovo messa in discussione. Noi a Conversiano abbiamo costruito, stiamo costruendo una cosa di questo tipo. Quindi la fondazione di Vagno, che cosa non volevo celebrare, anche se sono molto orgoglioso di questa realtà, devo dire, della quale ho l'onore di così godere degli affetti, dell'amicizia di chi è il protagonista, dei protagonisti di questa cosa. Ho voluto ricordare con queste parole questo itinerario perché l'articolazione dell'attività della Fondazione l'ha resa quella che oggi definiremo un'impresa culturale, dove la parola impresa non è intesa in senso civilistico, nel senso che qui non c'è fine di lucro, è un soggetto, una fondazione appunto, ma impresa nel senso letterale del termine, cioè di chi intraprende, di chi fa, di chi produce cose, di chi produce ricchezza, che in questo caso è anche economica, nel senso che l'attività della fondazione attrae risorse e crea lavoro, crea indotto, quindi c'è anche una componente economica, ma crea economia attraverso la produzione di ricchezza sociale e culturale, che è il cuore, diciamo così, del concetto di impresa culturale. Naturalmente per svolgere questa attività la Fondazione si è dotata di una struttura e di competenze tecniche, organizzative, scientifiche, progettuali, e attraverso la costruzione di questa struttura è stata in grado di cogliere anche le opportunità che l'innovazione dei linguaggi e dei media, nel senso degli strumenti per la trasmissione di questi linguaggi, consentono. Quindi questa fondazione ha, diciamo, una capacità di fare, una struttura per fare e anche una modernità, diciamo, nella sua capacità di utilizzare le tecnologie. Devo dire che anche qui la scelta strategica della Regione Puglia di richiedere dei percorsi triennali, cioè una progettualità triennale alle istituzioni di cui la Regione è socia, secondo me è stato strategicamente un passaggio molto importante, perché costringe noi, la Fondazione di Vagno, come gli altri soggetti coinvolti da questa strategia, ad avere una progettualità lunga e quindi, come dire, avere una dimensione più strutturale, più strutturata per, diciamo, progettare, soprattutto per realizzare questa progettualità lunga. Bene, questa evoluzione della Fondazione è assolutamente coerente con quello che è stato anche già detto questa mattina, che è l'evoluzione di quello che si richiede alle istituzioni culturali, che non possono essere più soggetti passivi. Noi abbiamo, questo è un mantra, no? Che ci siamo sempre ripetuti, il patrimonio culturale più meraviglioso, più quantitativamente rilevante, più qualitativamente strepitoso del mondo, però abbiamo avuto un'idea tradizionalmente, essenzialmente conservativa di questo patrimonio, anche se poi non lo abbiamo e non lo riusciamo a conservare bene come dovremmo, ma non attiva. Adesso finalmente direi che anche le ultime gestioni del MIBA hanno avviato questa evoluzione, si comincia a capire che questo patrimonio non deve essere solo conservato, ma deve essere un soggetto di crescita che, diciamo, è sicuramente anche economica, ma è di crescita della società, delle cose eccetera eccetera. Quindi si è capito che oggi le istituzioni culturali non devono essere soltanto dei custodi e gestori, ma devono essere degli attori, devono essere dei motori, dei promotori, e la Fondazione Vagno è in pieno in questa, diciamo, evoluzione del concetto di istituzione culturale. Il concetto di community library rispetto all'idea classica di public library esprime proprio questo modello evolutivo, perché appunto richiede a questa library, biblioteca, di essere proattiva nel senso della costruzione della comunità, e quindi
non più solo sul luogo dove ci sono delle cose, ma un luogo dove si fanno delle cose e che, come diceva prima l'assessore alla cultura, riesce a uscire dalle sue mura. Infatti io penso che il successo di una community library sta nel fatto che queste mura non esistono, cioè che esce, entra la comunità e la library sono una cosa che tutti percepiscono come normalmente la loro casa, cioè la libreria si sente a casa sua, fuori dalle sue mura, e i cittadini si sentono a casa loro, dentro, dentro le sue mura. C'è una bella definizione di community library in questi siti americani, in cui si dice che la community library ha questo obiettivo: creare senso di comunità, provvedere accesso libero a servizi e materiali che stimolino le menti, arricchiscano la vita delle persone, soddisfino bisogni culturali, civici, educativi e ricreativi. Abbiamo la nostra mission già scritta in inglese, io l'ho tradotta. Naturalmente questo compito non è facile, è abbastanza difficile, è molto prezioso, e io aggiungo che è particolarmente prezioso nel Mezzogiorno d'Italia, perché la costruzione della comunità, noi qui non manchiamo di un certo tipo di comunità, cioè noi, il Sud, io sono meridionale, c'ha un senso di comunità, ma c'ha un senso di appartenenza esclusivo, cioè è una comunità identificata quasi tribalmente attraverso i propri limiti, i propri vincoli, il proprio campanile, i propri tradizioni alimentari. La community library invece deve trasformare questo senso di comunità, non a, diciamo, superando la chiusura, ma attraverso l'apertura delle menti, cioè deve essere uno strumento, uno dei tanti possibili, per la creazione di capitale sociale, che è il capitale, cioè al Sud ci manca forse anche il capitale economico, ma è il capitale che manca, soprattutto il capitale sociale. Perché è importante? Innanzitutto, che cos'è il capitale? Scusate se faccio questa digressione, me ne approfitto, perché di queste cose non si parla mai. Il capitale sociale è essenzialmente quella aria che si respira, grazie alla quale ci si può sostanzialmente fidare del fatto che gli altri condividano con noi un sistema di regole e di valori, e quindi in realtà noi pensiamo che non stiano lì ad approfittarci gli uni degli altri, ma che in questo sistema, in quest'area che respiriamo, si possano, come dire, si possa interagire diciamo con una quantità limitata di pregiudizi, più limitata di pregiudizi. Dove più alto il capitale sociale, si dice, gli economisti dicono, e anche i sociologi, che le transazioni sono più facili e meno costose. Quindi dove c'è più capitale sociale, ma questo è un dato statistico, perché viene anche misurato il capitale sociale, c'è più sviluppo. E dove c'è più capitale sociale? Dove l'economia culturale creativa è più alta, cioè c'è una relazione diretta. Faccio un esempio concreto: la Puglia, l'industria culturale creativa contribuisce per il 4% al PIL della Puglia ed è una quota in crescita, circa 60.000 occupati, 2,7-2,8 miliardi di euro di prodotto lordo di questo settore, che è in crescita. La media delle regioni italiane è il 6%. Cioè stiamo indietro del 50% rispetto alla media, cioè noi dobbiamo crescere del 50% per essere media. Naturalmente questa media, è come al solito pollo, la Puglia sta più in basso, ci sono regioni che stanno all'8, regioni che stanno al 3, però che cosa vediamo? Che dove quella quota di PIL è più alta, cioè più alto capitale sociale, più alto sviluppo economico. Allora, non è che la crescita dell'impresa culturale colma il gap dello sviluppo di una regione, ma la crescita, e per questo io apprezzo molto la politica della regione, politica e culturale della regione, perché secondo me colgono una cosa, che la crescita della economia culturale creativa è una grande contaminatrice della manifattura, dei servizi,
Perché quella manifattura e quei servizi, in questa epoca in cui la competitività e il valore aggiunto è dato dal sapere che è contenuto dalle cose che produciamo e dai servizi che facciamo, quelle manifatture, quei servizi che vivono in un contesto dove si respira cultura e creatività, hanno un più alto contenuto di cultura e creatività e quindi sono più competitive, quindi hanno un markup di prezzo, di valore, di vendibilità, di esportabilità. Quindi per questo è molto importante, oltre che per la bellezza di lavorare e di vivere in un mondo migliore, di essere, che prima il nostro assessore diceva che leggere fa vivere di più, ma fa vivere di più non solo nel senso di più a lungo, ma di più in largo. Perché si vivono mille esperienze con una vita sola, mille storie, mille sentimenti, no? Con una vita sola. Quindi c'è un arricchimento che ha tante facce. Vabbè, mi sono un po' dilungato, ma è un tema che mi appassiona. Vado a concludere. Ovviamente costruire questa community library sarà un impegno fortissimo della Fondazione di Ragno, che ci crede molto, ma funzionerà se sarà un impegno comune di tutti i soggetti, quindi delle istituzioni, dell'associazionismo, dei cittadini, cioè se ci si mischia molto in questa cosa. E io quello che sostengo è che tutti quanti devono sentire che la community library è uno strumento al servizio della comunità. E quindi se dei soggetti, a cominciare da quelli istituzionali, hanno una progettualità, la community library può essere uno strumento, uno degli strumenti per implementare questa progettualità, per realizzare delle cose. Prima Filippo parlava dei progetti di inclusione, per esempio, di comunità di stranieri. Bene, se l'amministrazione ci sono delle idee di fare questa cosa, bene, pensiamo che la community library può essere uno degli strumenti al servizio di... Se abbiamo una progettualità sull'education, la community library, se ci sono delle idee sugli anziani, la community library può, cioè pensiamola, immaginiamola come uno strumento per far crescere la comunità nella sua capacità di integrazione e nella sua qualità sociale, civile e amministrativa. Volevo concludere facendo un piccolo esempio che ho preso da curiosando tra questi siti di community library, un esempio di come si costruisce il senso di comunità. C'è una contea, una piccola contea che ha più o meno 150.000 abitanti nel Wisconsin, uno stato americano del Wisconsin, che si chiama Kenosha County, che ha un bellissimo sito, questa community library, che vi consiglio di andare a guardare perché ci sono un sacco di idee. E un'idea mi ha colpito moltissimo, ed è che questa community library di Kenosha ha lanciato un progetto e ha realizzato un archivio fotografico sui luoghi, le persone e i lavori, chiamando, dicendo ai cittadini: rovistate nei vostri cassetti, portateci qui le fotografie della vostra storia, dei vostri nonni, della bottega del vostro zio, della vostra casa, di com'era, di come è diventata, di come è stata e di come è diventata e di come si è trasformata. E questo bellissimo archivio che è online è l'identità di quella città, che è stata, di quella contea, che è stata costruita dai cittadini tutti insieme. Una piccola, geniale idea che mi ha fatto, perché uno dice: come cavolo facciamo a diventare una community library, no? Come facciamo a diventare uno strumento di costruzione della comunità? Beh, questa è una delle tante piccolissime idee che forse possiamo copiare. Grazie a tutti.